Buonasera agli ascoltatori, vi parla Ugo Lombardi con Antonella Intranò e la collaborazione di Rosario Moreno e Massimo Bonella, e Radio Saius che inizia le trasmissioni e stasera lo faremo con con un'intervista ad una persona particolare, un messaggero, una personalità eccezionale con cui speriamo di essere già in contatto perché abbiamo parecchie domande da fargli. Intanto passiamo la linea a Massimo Bonella per le ultime news. Sì, buonasera a voi dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV online da Venezia. Sono le 18.38, spazio aperto, il settimanale di approfondimento in onda su Sites Web Network di Treviso. Dunque, le ultime notizie della giornata, prima di dare la linea a Ugo Lombardi e Antonella Internò per conduzione di spazio aperto. Dunque, in primo piano, Iraq, alcune delle principali compagnie petrolifere occidentali hanno dato ordine a gran parte del loro personale di lasciare l'Iraq per il controllo delle raffinerie. E si è scatenata nelle ultime settimane una guerra tra esercito e jihadisti che effettuano continui attacchi alle raffinerie e ai pozzi. Dunque, sarebbe in corso una massiccia evacuazione dello staff della ExxonMobil, mentre BP avrebbe già evacuato il 20% dei suoi dipendenti. Sempre dall'Iraq, il governo iracheno ha chiesto agli Stati Uniti di compiere raid aerei contro i miliziani jihadisti. Lo ha detto il ministro degli esteri Zebari in visita a Jeddah o Gedda in Arabia Saudita. Abbiamo chiesto ufficialmente l'intervento in base all'accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti e Iraq, così ha detto. Proseguiamo ancora, c'è una notizia di antimafia che quindi va un po' a sposarsi col tema di questa sera. Il pentito dei casalesi, Iovine, parla di una struttura che girava per il Tribunale di Napoli per corrompere i giudici e lo scusate, per il Tribunale di Napoli per corrompere i giudici e lo stesso boss racconta di aver versato 250.000 euro ad un magistrato e ad un avvocato per aggiustare un processo. Il denaro sarebbe servito per ottenere la sua assoluzione in appello per duplice omicidio. In primo grado Iovine era stato condannato all'ergastolo. Pagai 2 volte e sono sempre stato assolto, dice. Poi, riferendosi a un precedente processo per il quale avrebbe versato 200 milioni in lire, le nuove rivelazioni sono contenute in atti depositati dai PM della DDA. Abbiamo ancora una notizia. Dunque, parliamo dell'accoltellatore di Milano. Da chi lo conosce viene descritto come introverso, ma senza problemi psichiatrici. Il 34enne, fermato ieri a Cinisello Balsamo perché è sospettato di essere l'accoltellatore di 3 persone tra Sesto San Giovanni e Cinisello. Uno dei 3 feriti è morto, gli altri 2 sono gravi. L'uomo è stato fermato poche ore dopo mentre girava seminudo con le mani sporche di sangue. È un perito grafico italiano. Durante l'interrogatorio ha alternato parziali ammissioni a scatti di rabbia. Ha detto di essere perseguitato, ha aggredito perché erano peccatori, così ha detto. Ora è nel carcere di Monza in attesa della convalida del fermo. Queste dunque sono, diciamo, le notizie che emergono in primo piano nella giornata di oggi. A questo punto sono le 18.41, Sites Web Network, qui ai microfoni di Pianeta Oggi TV da Venezia, Massimo Bonella, che ridà la linea a Ugo Lombardi e Antonella Intronò per il proseguo della trasmissione Spazio Aperto settimanale di approfondimento. A voi a Bari. Bene, grazie Massimo. E abbiamo in contatto Giorgio Bongiovanni, l'ospite di eccezione di cui parlavamo prima. Pronto Giorgio, ci sei? Sì, Giorgio. buonasera. Buonasera a Ciao tutti. Sì, Giorgio, un abbraccio da Ugo e da Antonella, naturalmente credo anche da Rosario e da Massimo. Ciao Giorgio. Grazie. Certo, un saluto anche da Bene. Venezia. Giorgio, noi Grazie, un stasera abbraccio Massimo. intendiamo argomentare e quindi collocare con te. Sui contattisti, e cioè l'importanza che fino ad ora hanno avuto gli esseri contattati, e chi meglio di te, che sei figlio spirituale di uno dei primi contattisti, parlo di Eugenio Siracusa, e quindi dei contattati, quindi chi meglio di te può argomentare, può parlarci di questa iniziativa che ha e coinvolge tuttora parecchi di noi.
qui sulla Terra. Ci vuoi dire qualcosa? Vuoi iniziare a parlarci di chi sono i contattati? Sì, sono persone sensibili particolarmente a determinati insegnamenti spirituali, sentimenti spirituali. Certamente in qualche modo sono stati preparati o direttamente o indirettamente a vivere queste esperienze, anche se nel momento in cui la vivono per la prima volta, loro hanno un trauma, quasi sempre vivono un trauma forte anche psicologico, psicofisico. Quindi sono persone che a un certo punto della loro vita, entrano in contatto con quello che viene definito da noi, definito l'imponderabile, cioè altre dimensioni spirituali, altre dimensioni anche umane, perché noi siamo stati sempre educati male, ci è stato dato un insegnamento assolutamente errato, o nella migliore delle ipotesi, limitato per quanto riguarda la natura dell'uomo, tutta la conoscenza umana. Non è vero che noi siamo solo quello che vediamo, o quello che tocchiamo, o quello che pensiamo. Ci sono altre realtà e altre dimensioni, cioè altri pianeti, altri esseri intelligenti nell'universo. Già 400 anni fa un signore che si chiamava Giordano Bruno, credo il filosofo del Rinascimento, il più importante della storia dell'umanità, sicuramente degli ultimi 400 anni, con la sua intuizione, ecco, possiamo dire adesso senza paure di errori, col suo contatto, la sua ispirazione ci spiegava. Allora, alla fine del Cinquecento, ci spiegava che esistono mondi infiniti, esistono altre civiltà come la nostra, esistono mondi spirituali e che quel Cristo con il quale la Chiesa Cattolica ammazzava, trucidava, violentava, torturava, era falso. Quel Cristo era e quella croce erano uno strumento di morte, era uno strumento che serviva a schiacciare la fede e la persona umana. E che il vero Cristo, pensate che eresia, 400 anni fa, era l'immagine, lo spirito solare, e che la vera madre non era una statua di marmo in chiesa, con la quale poi venivano anche in nome di quella purtroppo uccisi e torturata la gente, ma era la terra, lo spirito della terra. Quindi già abbiamo avuto qualche indicazione da questo personaggio e altri personaggi come lui, che esistono altre dimensioni. Oggi, con l'evoluzione che abbiamo acquisito, malgrado tutto, malgrado la nostra involuzione spirituale, siamo andati avanti nell'evoluzione psicofisica umana con la tecnologia e con i grandi strumenti astronomici. Abbiamo capito che effettivamente Giordano Bruno aveva ragione. E poi ecco inserirsi, rispondo alla domanda, personaggi che non sono astronomi, che non sono filosofi, che non sono professori di storia, non sono potenti, persone semplici, anche intellettuali come giornalisti o come cittadini comuni che cominciano a essere testimoni di contatti diretti, cioè dichiarano di aver visto in modo assolutamente accidentale, ma in realtà c'è un programma dietro, se volete dopo ne possiamo parlare, accidentale questi oggetti. Scendere dal cielo, sono testimone di aver fatto filmati di oggetti effettivamente che non hanno nessuna spiegazione con la tecnologia odierna,
E poi addirittura persone che hanno dichiarato e dichiarano oggi, il sottoscritto è tra questi, di aver avuto contatti diretti con personaggi che a loro volta dichiarano di non essere, di non appartenere a questo mondo e di avere un concetto della vita diametralmente opposto al nostro, un concetto della religione completamente all'antitesi del nostro. È un concetto di vita sociale, politica, economica, della cosiddetta società civile o moderna, completamente all'antitesi del nostro. Tant'è vero che questi contattati, come voi li chiamate, nel momento in cui vengono a conoscenza di tale civiltà e del modus vivendi di questa civiltà, si sentono spaesati, si sentono depressi, si sentono soli e che vivono in un mondo pressoché infernale. Grazie a Dio, a questi contattati viene aumentato il quoziente intellettivo da questi esseri extraterrestri, la sensibilità, la coscienza e l'ottimismo. Sembra paradossale, ma tutti noi, quelli veri, che dichiariamo di avere queste esperienze, siamo le persone più felici della Terra e piangiamo spesso di tristezza e di gioia perché vediamo i nostri fratelli della Terra che si ammazzano come cani, che torturano i loro bambini, ma noi siamo contenti perché abbiamo scoperto una parolina molto semplice e molto complessa e veramente anche incredibile. Da credere che è la seguente, l'eternità. Quindi il contattato, se volete una risposta un po' provocatoria e rivoluzionaria, che cos'è un contattato? La persona più contenta dell'universo. Senti Giorgio, ma secondo te i contattati vengono scelti o sono, è casuale la Esperienza. loro esperienza? Grazie della domanda perché non possiamo spiegare la natura di un contattato o contattista se non spieghiamo il movente, cosa c'è dietro. E ovviamente il caso non esiste perché queste persone, quindi anche il vostro amico che vi parla, vengono preparate apposta a vivere un'esperienza così grande. Certamente non tutti hanno la stessa linea, nel senso che ci sono contattati che devono vivere solo l'esperienza, raccontarla ed essere testimoni di quella realtà, fine della storia. Quindi hanno una preparazione, chiamiamola semplice, basica. Se invece il contattato deve raccontare l'esperienza e poi deve imbracciare, quindi sposare una causa che poi coinvolge la vita sociale delle persone, la religione, le scelte politiche delle persone, la scienza, la psicologia umana, la filosofia umana e i sentimenti delle persone, allora non basta un contatto semplice, ci vuole una preparazione di fondo molto seria e con una disciplina molto severa affinché tu un giorno ti presenti al mondo e spieghi questi esseri chi sono, perché vengono, che cosa vogliono e da dove vengono. E quindi vieni preparato per tanti anni. Io personalmente parlo di me, ma potrei anche parlare di un altro soggetto che si chiamò, perché adesso è passato a miglior vita, Eugenio Siragusa, e di qualche altro potrei anche parlare, ma parliamo di me che, in quanto non perché mi voglio vantare, ma perché mi devo assumere la responsabilità di quello che dico, in questi casi la preparazione è lunga, ci vogliono minimo 10 anni per capire con chi hai a che fare e perché fai determinate scelte, che è quello di lasciare tutta la vita che in quel momento avevi sposato, la tua vita diventa un'altra, e quindi vieni a conoscenza di determinate
cose, determinati valori e verità e realtà che prima ti avevano nascosto sia sul tuo mondo e anche su altre dimensioni, altre dimensioni, altri mondi spirituali e non. E quindi tu devi spiegare alla gente tutto quello che hai acquisito. Grazie a Dio, e finisco, se no vi annoio, poi potete No, fare no. altre domande. Grazie a Dio, tutto questo ed è quello che mi fa felice, e lo faccio con tutta la passione, questa missione, che è in strettissima relazione, ma proprio quasi si sposano con il messaggio evangelico di Gesù Cristo. E quindi ecco che per me, credente, uomo di fede, persona da sempre, da piccolino, cresciuta con il valore del cristianesimo, diventa tutto facile spiegare questa realtà, se poi facciamo dei paragoni o il punto di riferimento massimo rimane, anzi, comprendo di più la grandezza e l'amore di nostro Signore Gesù Cristo. Sì, ma Giorgio, scusami, ma come avviene l'inizio di questa esperienza? Come avviene questo inizio, questo contatto? Come inizia questo approccio? Qual è l'elemento che ti traina, ti coinvolge? Ma avviene spontaneo, come avviene quando un talento del calcio comincia a prendere il pallone a 5 anni ed è il migliore dei suoi coetanei perché riesce a fare 500 palleggi e quegli altri invece più di 10 e poi la palla cade per terra. Così si scopre che è una persona diversa perché comincia a vedere appunto il talento non per merito. Per programma, perché c'è una predestinazione, sicuramente. Quindi comincia a vedere cose che gli altri non vedono. Sfere, astronavi, volti, personaggi che ti entrano nella stanza e ti parlano, tu lo racconti a mamma. Mamma ti dice, figlio mio, bello, hai visto gli angioletti del Signore? Poi lo racconti a qualche amico che ti prende in giro e ti dice: ma tu sei fuori di testa e quindi non lo racconti più. Lo racconti a qualche amica, magari ragazzina che è innamorata di te, e allora, siccome è innamorata di te, ti dice: sì, che bello, ma in realtà non gliene frega niente perché pensa che tu sei un invasato. E poi invece, quando poi lo racconti a qualche amico che negli occhi gli leggi la gioia dello spirito e dell'emozione, condivide con te quella storia, allora cominci a distaccarti da determinati circuiti umani e ti leghi a persone che le senti più vicine. Quindi cresci, continui a vedere, poi ti viene incontri non per caso un personaggi che addirittura come te hanno visto. Nel mio caso, io a 13 anni, piccolino, le stesse età della mia bambina Sonia Tabita, incontro questo personaggio sessantenne, grande, con un vocione, un carisma immenso, attorniato da centinaia di persone, che racconta le stesse cose che tu stai raccontando ai tuoi compagnetti di scuola. Quindi io faccio un salto di gioia di 10 metri che vedo questo signore Eugenio che racconta a decine e decine di persone di aver visto sull'Etna gli UFO. E io li ho visti pure, di aver visto personaggi luminescenti con un sorriso bellissimo. E io a Floridia, nella villa comunale, avevo visto gli stessi personaggi. Dico: benissimo, ho trovato la mia strada. E da quell'età fino ad oggi non l'ho più lasciata quella strada. Quindi sono tutti segni che hanno dato una certezza a questo coinvolgimento. Credi di averne necessità durante il tuo percorso o ti sono sufficienti quelli che hai avuto? Cioè hai bisogno di avere altre certezze lungo il percorso che stai compiendo o ti bastano quelle che hai già avuto? No, caro, guarda, per la verità, io adesso mi sento molto contento, come ho detto prima, di svolgere determinati lavori in questa società. Voi sapete che io faccio il giornalista antimafia a Palermo
città dove adesso vi sto parlando. E quindi per me questa battaglia in nome della libertà, della giustizia, dell'amore fra tutti, e quindi combattere questi assassini criminali in nome dell'amore e della giustizia è proprio quello che cercavo da tutta la vita. Per quanto riguarda l'esperienza spirituale, sono altrettanto felice che sempre in questa città comincio a poter esprimermi anche sul piano della mia esperienza spirituale, parlando ai cittadini di Cristo, e quindi e vedo che c'è ascolto serio, e quindi l'esperienza con questi esseri non è che ho bisogno, non lo so come lo devo spiegare, io vivo con loro. È come che tu mi chiedessi: ma tu hai bisogno di stare con tua moglie e tua figlia, i tuoi figli? Certo che ho bisogno, ci vivo in casa. Ecco, io ci vivo con questi esseri, non ho più contatti diretti che mi dicono: esci fuori, vai nel balcone che vedrai un'astronave o scendiamo. No, questi contatti non li ho più perché io vivo con loro nella stessa casa. Bene, allora diciamo questa esperienza che si arricchisce sempre Poi di più. Scusa, Giorgio. pensate, dice, ma sei matto, in che senso vivi con loro? Beh, questo è un tema molto difficile da spiegare, però vi assicuro che è così. Ma queste esperienze che vivi ogni giorno, che arricchiscono sempre di più il tuo modo di vivere, credi abbiano portato giovamento a chi ti sta attorno, naturalmente non solo noi, cioè i risultati di queste tue di queste iniziative che ti coinvolgono sono visibili? Credi che ci sia un miglioramento della qualità della vita delle persone che credono in quello che ti sta accadendo, in quello che tu vivi e quindi in coloro che ti sono vicini? C'è un coinvolgimento? Ottima domanda. Questa domanda la farei a chi mi vive con me, quindi alla mia famiglia, chiamiamoli ragazzi che da tanto tempo mi seguono, alle associazioni che abbiamo fondato, alle cosiddette arche, alle redazioni giornalistiche che abbiamo fondato. Io la farei questa domanda, magari così la lancio come proposta di trasmissione. Come vivono loro questo contatto indiretto che io ho da tempo? Mi sarebbe interessante ascoltare le loro risposte. Per quanto mi riguarda e per quello che vedo, loro li vedo contenti, vivi. Molti di questi ragazzi mi dicono che erano morti dentro, vuoti, alcuni che si drogavano fino a quasi ad autodistruggersi, hanno lasciato questa polvere maledetta per seguirmi, quindi penso che ha migliorato il tenore di vita nel senso fisico, non economico, di parecchi ragazzi. Senza dubbio, penso proprio di sì. Tu pensi che il tuo impegno debba diversificarsi per ottenere altri ulteriori risultati? O comunque il percorso che stai compiendo pensi che sia quello che dovrai continuare a fare senza ulteriori modifiche? Certamente io ho un pensiero, tu hai detto pensi, è bellissimo questo discorso, pensi, io penso, certo che penso, ho un pensiero mio, un concetto mio della vita, ho realizzato grazie a queste esperienze spirituali con questi esseri tante cose che prima non mi potevo nemmeno sognare. Però al di là di questa, diciamo, autonomia del pensiero, io non è che penso cosa devo fare, io ho un piano prestabilito, descritto nei minimi dettagli da questi esseri che me lo hanno illustrato e mi hanno detto: questo è quello che tu devi fare, quello che noi vogliamo che tu faccia, lo vuoi fare? Io ho letto tutto questo progetto nei minimi particolari e quindi ho detto di sì. Quindi io il domani mio lo so nei dettagli, anche il dopodomani, fino a quando dovrò lasciare questo corpo. So benissimo cosa devo fare e che cosa mi succederà, come mi succederà, quando mi succederà, perché non per merito mio, ma perché questi extraterrestri
mi hanno dato l'onore e il privilegio di sapere cosa devo fare e anche che cosa succederà. Questo per aiutarmi, anzi dissuadermi da qualsiasi tentazione e da qualsiasi deragliamento o perdizione io potessi andare incontro. Ed è la mia forza, la mia arma dirompente contro tutto e tutti, e con questo posso anche aiutare benissimo i miei fratelli. Immaginate voi un attore che sa perfettamente scena dopo scena cosa deve dire, cosa deve recitare, cosa deve parlare, fino anche il giorno della sua morte come avverrà. Ovviamente è privilegiato ed è aiutato su tutto. Sarebbe stupido, imbecille che io cambiassi il copione della mia vita, visto che mi è stato illustrato dai padroni della mia vita. E quelli che sono accanto a te, anche loro hanno un copione da Sì, ma seguire. non lo possono conoscere, non gli è dato conoscere, perché sono liberi di scegliere la loro vita come meglio credono. Io posso illustrare loro il meglio della loro vita cristiana, spirituale, di amicizia, ma la scelta è loro. Io invece sono un essere che non può scegliere. Non perché non può scegliere, perché ho scelto prima di nascere, ho firmato il contratto e quindi ho diritto a conoscere ogni secondo della mia vita e mi è stato fatto conoscere, perché non è che questa missione dove tu devi attaccare l'anticristo, devi attaccare tutti i criminali del mondo, non hai una, diciamo, fai solo questo. Sei povero, non hai armi, non hai ricchezza economica, non hai appoggi politici, non hai appoggi dei potenti, non hai un esercito con il quale ti puoi difendere, praticamente non hai niente, però hai la bomba atomica, cioè il deterrente per poter sconfiggere tutti, che è quello di conoscere il tuo futuro nei minimi particolari. Quindi se conosci il tuo futuro, conosci anche il futuro di quelle centinaia, decine di migliaia o milioni di persone che si imbatteranno con te. Chi E vuol questo. crederci, Giorgio, in queste tue iniziative e magari non ha, come molti fra noi, un diretto coinvolgimento, avrebbe magari bisogno di avere, delle prove più tangibili, essere coinvolto direttamente. Forse si chiederebbe, ma io come faccio a credere a questa persona che dice di essere contattato? Ma io da 25 anni ho fornito, non per mio volere, perché mi è stato imposto, nel senso ordinato dai miei superiori, ho fornito visibilmente di fronte a tutte le telecamere di questo pianeta e le macchine fotografiche di questo mondo e i medici di questo mondo dei segni che sono apparsi nel mio corpo e che non hanno nessuna spiegazione scientifica. Non sono la prova di quello che io vivo, ma nemmeno sono da sottovalutare. Sono lì che dicono: questo personaggio ha questi segni che ricordano la crocifissione di Cristo. Giusto, giusto, gli sono apparsi negli stessi punti dove Cristo è stato crocifisso. Giusto, giusto, le analisi dicono che non è una malattia, che non se le fa da solo, che è una cosa misteriosa, sì, può essere il cervello, può essere il nostro cervello, tu che sei medico e mi insegni, non sappiamo quasi niente delle potenzialità che ha, quindi può essere Sì. che è lui che produce a livello paranormale queste ferite. Possiamo dare tutte le spiegazioni che vogliamo, sta di fatto che ancora la scienza, appunto perché non conosce la forza che ha il nostro cervello non può né dire che è un effetto umano, nemmeno che non è niente. È lì, rimane lì, inspiegabile. Io ne ho dato una spiegazione da 25 anni. Per me, il segno spirituale che viene da questo imponderabile, cioè da Gesù Cristo, è il che mi ha dato il sigillo di fare tutto quello che devo fare. Questo sul piano della fede. Quindi uno ci può credere e ci può non credere. Sul piano della razionalità umana, insomma, credo che se uno come me lascia tutto, soldi, beni economici e si mette a fare
una battaglia persa, ma in realtà non è così. E si mette a lottare contro la mafia cercando criminali, cercando di togliere dalla strada ragazzi drogati. Poi si fa un'indagine esplorativa a 360 gradi sulla sua vita, sulle sue frequentazioni personali. Viene intercettato telefonicamente, vengono controllati tutti i conti in banca, gli viene fatta un'indagine introspettiva della sua vita psicologica, dei suoi contatti, e non gli viene trovato niente, ma solo la follia di vivere questa causa. Allora, insomma, le cose cambiano. Cioè, la mia vita è dimostrato scientificamente che è coerente. Un qualsiasi pubblico ministero che fa un'indagine su di me è costretto a scrivere al giudice delle indagini preliminari una vita esemplare. Vorremmo che tutti i cittadini italiani fossero come questo signore. È costretto a scriverla da tutto quello che verrebbe, che avrebbe come prova e che realizzerebbe come prova. Indagando segretamente con la polizia giudiziaria di tutta la mia vita, scoprirebbe alcune debolezze umane che secondo me abbiamo tutti, ma al di là delle debolezze umane scoprirebbe che sono una persona che vive una vita onesta e che ama tanto, tantissimo, tantissimo alla follia i suoi amici e i suoi figli e i suoi ragazzi. Scusa Ugo, intervengo da Venezia, posso un istante? Prego. Una domanda molto rapida, tu che sei medico appunto, ma se fossero queste stimmate, scusate, verificate per un'azione del cervello, che non è così, lo sottolineo, e sono stati fatti molte indagini, c'è anche un importante documentario della TV messicana, eccetera, eccetera. Ma supponiamo che sia la mente umana che prova queste stimmate. Queste ferite farebbero dell'infezione, e qui non c'è, mi risulta che non c'è per niente infezione. Ecco, su questo ci puoi dire qualcosa, Ugo? Sì, intanto queste ferite sono state analizzate da un collega molto molto preparato e ha provveduto ad analizzare il sangue e anche le caratteristiche di una flogosi che, come tu dici giustamente, si accompagna sempre. Ma la cosa caratteristica di queste ferite è che si automantengono, cioè queste ferite non solo rimangono tali, ma non vanno incontro né a processi di rimarginazione, e quindi un processo di, diciamo, di recupero, anche dal punto di vista recupero fibrotico, o comunque quando si crea una cicatrice, diciamo, la pelle va incontro ad un processo di avvicinamento, no? Quindi non c'è questo fenomeno, né c'è il fenomeno contrario a cui facevi riferimento tu, cioè un aumento dell'evento flogistico che coinvolge una superficie maggiore. Diciamo che la straordinarietà di questa situazione è caratterizzata, secondo me, proprio da questo, cioè una situazione statica che non subisce modifiche né in senso peggiorativo né in senso migliorativo. È un evento che non è mai accaduto. Al di là della veridicità di quello che c'è, cioè che c'è sangue, ci sono cellule del corpo umano, ci sono tutti gli elementi corpuscolati che sono normalmente presenti, l'evento particolare è esattamente questo. Cioè questa flogosi, questa incisione, questa soluzione di continuo sulla pelle di Giorgio è una situazione che non va né avanti né indietro. Questo è l'evento. L'evento è che si automantiene. Questo è quello che Ecco, mi sembra di dire. grazie, dottore. Grazie, Volevo... Giorgio. Ti ringrazio, volevo appunto evidenziare e sottolineare questo aspetto che mi sembra fondamentale per i radioascoltatori. Prego a voi la conduzione. Volevo chiarire una cosa, se mi è permesso. Posso? Giorgio, sei il padrone. Grazie, Carlo. Allora, io voglio dire a voi che siete amici e agli ascoltatori che sono molto sereno e anche felice di un fatto che secondo me è la grazia di nostro Signore Gesù Cristo che mi ha dato questa consapevolezza. Io mi sento onorato, avete capito benissimo che per me è un segno mistico e do il valore mistico a questo segno con la preghiera, con la meditazione, con la devozione alla vita di Cristo. Quindi gli do un'importanza
molto, molto profondamente religiosa, religiosissima. Però vi devo dire che, malgrado sento l'onore e mi sento anche indegno di portare questo segno, un giorno in cui lo stesso personaggio, cioè la Madre Santissima, che mi ha dato questo segno, decida insieme a suo figlio o a Dio in persona di togliermelo questo segno per qualsiasi ragione certamente giusta e spiritualmente corretta dal mio corpo, mentre anni fa, onestamente e sinceramente, mi sarei sentito perso interiormente e spiritualmente, privato di un segno che fa della mia fede, della mia religione, della mia preghiera un sostegno e una presenza indispensabile. Io ovviamente non, dopo il trauma che potrei provare, così come l'ho provato quando l'ho ricevuto, ringrazierei il Signore e andrei avanti con tutto il cuore e con tutta l'anima in questa missione, lavoro, missione che sto svolgendo a Palermo, perché la mia vita ormai deve essere in coerenza con la vita di Cristo. Quindi segno che io onoro, rispetto e mi inginocchio, o non segno, io continuerei con più forza, con la stessa gioia e con la stessa fede, a Palermo a lavorare per liberare questa terra dal male, e lo farei con la stessa passione e con la stessa gioia con la quale l'ho fatto fino adesso, con il segno impresso nel mio corpo. Cioè non cambierebbe niente. Forse mi ritroverei con meno amici, con meno seguaci, con meno fratelli, ma non cambierei di un millimetro la mia scelta fino alla fine dei miei giorni, per lo stesso motivo che vi ho detto prima. Io conosco le scene successive di questo film perché il regista mi ha dato il copione tutto e l'ho letto tutto. Giorgio, questi segni che tu hai, in quanto contattato, consentimi di eccezione, è un segno che abbiamo tutti noi, che siamo tuoi amici, e se, è un segno che indirettamente abbiamo anche noi, perché Sì. quello che tu hai lo trasmetti anche a noi, quindi il nostro comportamento indirettamente segue il tuo e segue quindi le direttive che ti vengono date. Questo è un risultato, secondo me, eccezionale. È un risultato eccezionale che dovrebbe, secondo me, coinvolgere, e lo farà, credo che avverrà questo, molta più gente, molte più persone che dovrebbero capire il significato di una crescita spirituale a fronte invece di una materialità che ci sta affondando. Sì, caro, è così. Io penso che voi, come tantissime persone come voi, che siete i miei amici, ma anche tanta, tanta gente che non conosciamo, né io né voi conoscete, sono coscienti di lavorare a favore della vita. Quindi sono d'accordo che comunque c'è un cambiamento positivo nella razza umana. Purtroppo non è sufficiente, ma c'è, questo cambiamento c'è, si sente e si vede. Certo, Giorgio, se dovessimo pensare o comunque soffermarci un attimo a leggere la cronaca, è difficile pensare che qualcosa stia cambiando in positivo, ma c'è una ragione per tutto questo. Noi ne abbiamo parlato la settimana scorsa anche con Pier Giorgio Caria, abbiamo parlato dell'Arbar, abbiamo parlato di questo morbo psichico che sta Sì. distruggendo l'umanità. Tu ricevi messaggi sull'Arbar da molto tempo e li hai diffusi, perché ricordiamolo, c'è un sito che è www.giorgiobongiovanni.it. Lì vengono pubblicati da sempre i messaggi che tu hai ricevuto. Fra i tanti, sapresti dirci quello che stiamo vivendo oggi? Che momento è? Nel capitolo 24 di Matteo si parla della seconda venuta del Cristo. La seconda venuta del Cristo, preceduta da segni importanti, parla della iniquità dell'umanità.
Forse non siamo ancora giunti al termine, però possiamo dire di essere vicini? Sì, cara, credo proprio di sì. Infatti, la missione principale della mia vita è annunciare la seconda venuta di Cristo. E insieme, nella battaglia che stiamo svolgendo, attaccare l'anticristo che va di pari passo. E purtroppo l'uomo è malato spiritualmente. Questa malattia spirituale lo ha portato a rasentare l'autodistruzione. Quindi nella nostra psiche, nella nostra anima, che è la stessa cosa, e nel nostro spirito, che è l'intelligenza, ci sono delle cose, diciamo, il nostro essere si è infettato, è ammalato gravemente a livello spirituale e psichico, al di là delle gravissime malattie che noi viviamo sulla terra, dal cancro, leucemie e quant'altro, spesso provocate da noi stessi, dall'inquinamento, dalla degenerazione e da quant'altro, c'è un'altra malattia ancora peggiore, peggiore del cancro, peggiore di tutte, che è una malattia mentale. E non mi riferisco alla depressione di tantissime persone che soffrono anche per noi perché offriamo una società nefasta e senza valori, e quindi essendo sensibili si ammalano di depressione psicologicamente, psichiatricamente. Io ho amici, chiamiamoli pazienti tra virgolette, io non sono medico, ma non lo so come definirli, che io aiuto nel segreto della vita, perché non voglio che si faccia pubblicità di questo. Aiuto delle persone che mi chiamano tutti i giorni, 365 volte all'anno, che sono depresse, che si vogliono suicidare, che vogliono farla finire con la vita. Io me la sono presa a cuore aiutare, non sono molte, ma le ho e so che significa essere depressi, prendere pastiglie, andare ogni settimana a farti l'iniezione nella clinica addetta a questo, con anche ordinanze della magistratura che impongono a questi soggetti per evitare che possano convertirsi in soggetti violenti, ad avere queste somministrazioni di farmaci, eccetera, eccetera. Quindi capisco perfettamente che ci sono milioni e milioni di persone che soffrono di questa patologia, ma ce n'è un'altra grave che io non posso fare niente, posso solo spiegare, annunciare, e poi ognuno di noi agisca con se stesso e con gli altri, che è appunto l'Arbar. È un virus mezzo psichico e mezzo, chiamiamolo, fisico, che aggredisce la ghiandola del nostro cervello, la pineale, quella più sensibile, e ti fa fare delle cose veramente mostruose, cose che l'uomo non farebbe mai in uno stato, diciamo, normale. L'uomo, che è un soggetto animale, mammifero, è portato col suo cervello a vivere, a sopravvivere e quindi amare la vita come tutti i mammiferi della terra, che amano i loro pargoli, che li crescono, che li allattano e che poi li lasciano liberi nel teatro della vita, nella foresta della vita. Invece noi abbiamo purtroppo una statistica che io studio accuratamente perché gli extraterrestri mi hanno imposto di studiarla, e quando non la posso studiare me la danno loro, dove c'è un'altissima percentuale di soggetti umani, stiamo parlando di miliardi di persone che sono attaccati da questo virus e che ancora, grazie a Dio, malgrado tutto, non ha raggiunto il coefficiente, quello irreversibile, cioè quando una persona si trasforma in un soggetto violento e uccide tutti e poi si uccide da solo. Questa statistica è alta, ma ce l'ha ancora, diciamo, è altissima.
rispetto a 7 miliardi di persone, 10-20% ormai ha questa patologia irreversibile. Quindi abbiamo il 10-20% di soggetti adulti nel mondo che sono assassini potenziali. Poi abbiamo tutta la civiltà umana che è infettata da questo virus, ma si può controllare. Come si può controllare? Ecco che interviene il Vangelo. Facendo un esercizio quotidiano, quotidiano, quotidiano di meditazione, preghiera, alimentazione, alimentazione più pulita possibile, e soprattutto sviluppando il senso dell'altruismo, dell'amore, dell'amicizia, della fratellanza. Questo lo tiene, diciamo, lo tiene addormentato, come quando tu dai una pastiglia di calmante al dolore di testa. Questo esercizio di altruismo e di amore tiene assopito l'arbar, che è attaccato come una specie di polipo che si attacca a uno stomaco, a un fegato, e che attorna, proprio circonda con i suoi tentacoli la ghiandola pineale. E quindi quando ce l'abbiamo tutti, anche io che vi sto parlando, so che nella mia pineale c'è un polipetto attaccato che si chiama arba, lo posso tenere assopito, addormentato, o addirittura anestetizzato, se alimento 24 ore su 24 il sentimento dell'amore, della fratellanza, della non violenza, soprattutto con i bambini, con i tuoi figli che ti fanno incavolare, quindi ti viene la rabbia dentro che gli vuoi dare schiaffi, invece tu devi dare una carezza, devi sorridere, anche gridare, ma non agire con la violenza fisica, perché nel momento in cui riesci ad agire con la violenza fisica, lui si sveglia e tu non ti rendi conto di prendere un coltello, di scannare la tua famiglia, e poi ti risvegli da un incubo e vai dai carabinieri e gli dici, come ha detto quel signore che ha ucciso sua moglie e il bambino di 20 mesi, ha capito di fronte all'autorità giudiziaria, dice: ma io questo ho fatto, datemi il massimo della pena. Perché? Perché nel momento in cui la gelosia che aveva attanagliato il soggetto per quella storia, passione d'amore, insomma, storie umane che possono capitare a tutti noi, ha preso il raptus della violenza, non lo ha controllato e ha sterminato la sua famiglia. Ora, io non vi voglio impaurire, io vi devo avvertire. Quello che è accaduto a quel signore, o quello che è accaduto a quell'altro mostro che ha ucciso Yara, può accadere a tutti voi, tutti, anche voi che mi state ascoltando, amici. Può accadere che vi viene un raptus e ammazzate una bambina, perché siamo tutti infettati. Perché a voi non accade? Perché siete intellettuali, perché leggete, perché alimentate l'amore, la pace, la fratellanza, e quindi voi, io, noi, ci scandalizziamo che accadano queste cose. Quindi vi auguro veramente con tutto il cuore, con tutto il mio amore e con tutta la mia passione che viviate in pace, che gridiate giustizia per gli altri, che siate sereni, sempre felici, anche che vi casca il mondo addosso, che vedete un terremoto dell'undicesimo grado della scala Richter, voi dovete sorridere, casomai scavare sotto le macerie e cercare le persone per salvarle, sempre dire: Signore, sia fatta la tua volontà, aiutare chi ha bisogno, non dire mai no, oggi sono stanco, vai a fanculo, non ti posso aiutare. E allora vi assicuro e scommetto la mia vita contro 0,50 centesimi di euro che l'Arbar mai e poi mai vi attaccherà, mai. Ecco Giorgio, una domanda, sono Massimo qui da Bineta Oggi TV. Le cause di questo virus, se ci puoi spiegare, come mai viene fuori questo virus? Ma ve l'ho detto prima, in sintesi ve lo ripeto, sono le radiazioni atomiche degli esperimenti nucleari, la catastrofe di Fukushima, l'alimentazione nefasta industriale
venduta e proposta dall'Occidente, in particolare dagli Stati Uniti d'America e dall'Inghilterra, mentre noi, malgrado tutto, in Italia abbiamo la migliore alimentazione di tutto il pianeta, tanto è vero che ce la invidiano tutti, ma questo non riesce ad assopire o anestetizzare l'arma. Perché c'è un nemico mostruoso, caro Massimo, che rende l'Arbar molto attivo, è quell'oggetto maledetto che avete tutti voi, quasi tutti voi, in cucina, che si chiama televisione. Ecco, quell'oggetto stramaledetto, invece di proporre sentimenti, valori e informazione che possono migliorare la nostra condizione di vita, ci propongono, insieme agli altri oggetti maledetti, iPhone 5, 7, iPhone 25, tablet, computer, del quale noi ne stiamo facendo uso positivo, internet, Facebook, e musica che non è più musica, ma rumore, caos. Quindi tutte queste vibrazioni che superano i decibel, cioè quelle frequenze che gli extraterrestri chiamano basse frequenze. Quelle basse frequenze proposte da tutti questi soggetti che ho elencato svegliano, alimentano l'Arbar. Quindi voi vedete delle persone normali, ma in realtà sono molto sensibili e fragili psichicamente, che si alzano la mattina, prendono il coltello, scannano la propria famiglia, poi si vanno a vedere la partita, tornano, vedono uno spettacolo mostruoso a casa e dici: ma che è successo? Ma come, che cosa è successo alla mia famiglia? E sono stati loro a farlo. Ecco, questo accadrà spesso, questo accadrà in forma molto grave, e i film. Normalmente Hollywood ha sempre anticipato delle verità, Hollywood, con i suoi film. Ci sono dei film tipo Zombie, ecco, quello è un film molto interessante per quanto riguarda l'Arbar, perché la fine che farà il genere umano è quella. Saremo tutti zombie cannibali in cerca di sangue, succhiare sangue, ammazzare gli altri, perché questo ci farà sopravvivere, cioè farà sopravvivere quel morbo che mantiene in vita un pezzo di carne, ma ha ucciso l'anima. Il fatto che noi siamo così, cioè siamo stati illuminati da quest'amore di Gesù, è una grande fortuna. Quindi tutti quelli che seguono le missioni, i vari Don Ciotti, i missionari, Madre Teresa, Padre Cosimo Scordato a Palermo, sono dei fortunati, perché l'Arbar certamente non li attaccherà mai. Se voi non fate niente, anche che fate solo il vostro lavoro, andate a lavorare e poi uscite, la fidanzata, la pizza, e poi il giorno dopo il lavoro date il voto giusto magari a una persona onesta, non riuscite ad assopire l'Arbar, prima o poi vi attacca. Quindi il metodo medico per sconfiggerlo, anestetizzarlo, è assumere una missione a favore della vita, se no prima o poi ti attacca e ti fa commettere delle cose per le quali poi non puoi più tornare indietro, perché diventi un assassino. È una triste considerazione quella che ci stai illustrando. Purtroppo coincide con la realtà di cui parlava Antonella, perché questa realtà è sotto gli occhi di tutti noi, purtroppo quotidianamente. Ma al di là di queste previsioni, che hanno un aspetto un po' così, un po' scuro, ci sono delle possibilità di vedere anche un po' di chiaro, cioè luce, un po' di ottimismo. Ce lo puoi trasmettere, Giorgio? Ma io vi ho detto prima che sono la prima domanda che mi avete fatto: che cos'è un contattato? L'uomo più felice del mondo. Quindi io sono un personaggio straordinariamente ottimista, ma la verità, che è la base per la quale spero coerentemente
di lottare in questo mondo deve prevalere su qualsiasi sentimento che noi abbiamo. Noi possiamo essere ottimisti e lo dobbiamo essere. Noi possiamo essere pessimisti e quindi tollerare magari chi è un soggetto pessimista. Quello che non possiamo fare e non dobbiamo fare è nascondere la verità. Nascondere la verità in nome di un buonismo oppure di un pacifismo non serve a niente. La verità è quella che siamo di fronte all'autodistruzione totale di tutta la civiltà umana. Che cosa dobbiamo fare? Ecco, in questo, caro dottore, sono d'accordo con te. Noi dobbiamo reagire con ottimismo. Con ottimismo noi soprattutto che crediamo nelle promesse di un tale Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, come gli disse Pietro, tu sei figlio del Dio vivente, il quale ha detto, io tornerò, voi andate avanti, lottate, abbiate fede. Vedrete delle cose terribili, catastrofi, morti, bestemmie, vi metteranno nei tribunali, vi ammazzeranno e poi rinascerete, vi perseguiteranno, vedrete bambini che moriranno di fame, terremoti, guerre, ma voi non vi preoccupate che io tornerò e quindi fino a quel giorno predicate il Vangelo in ogni luogo della terra, aiutate i poveri, aiutate i sofferenti. E non corrompetevi con il potere, perché il potere ha sempre torto. Qualsiasi potere l'uomo ha sul pianeta Terra, per antonomasia, è sbagliato per il fatto che fino adesso, se siamo in una situazione grave, è perché tale potere è stato gestito in forma diabolica. Quindi Gesù, quando dice siate sempre con i poveri, con i sofferenti e contro il potere, perché Gesù è un altro molto più grande di me, che il copione, la sceneggiatura della storia dell'umanità l'ha letta tutta. Quindi raccomanda ai suoi discepoli, non fatevi infinocchiare dal potere, qualsiasi esso sia, destra, sinistra, centro, personaggi vestiti con la tonaca, con la cravatta, che sono medici, avvocati, giudici che prendono il potere, voi non crediate a loro perché il potere sarà sempre corrotto, sarà sempre contro i poveri, contro gli operai, contro i pensionati, contro le vecchiette, contro i malati, contro le popolazioni meno fortunate. Quindi voi state sempre contro il potere e aspettatemi e parlate alle persone. Semplice e umile del mio Vangelo. Detto questo, gli apostoli, se noi vogliamo imitare gli apostoli, si sono messi l'anima in pace con la gioia, con i sandali e col sorriso nella bocca, predicano il Vangelo nel mondo, attaccano i potenti e aspettano con ansia il ritorno di Gesù Cristo, che ci sarà e lui metterà a posto le cose, giudicherà, sistemerà la terra, la purificherà e quindi io sono strafelice e contento che questo mondo non si distruggerà. Non ci sarà la fine del mondo, non ci sarà una guerra atomica che distruggerà il mondo. Forse qualche bomba atomica scoppierà, spero di no, ma comunque sono sicuro che non ci sarà una guerra che distrugge il mondo. Non ci sarà un Satana o Lucifero che si siede sul trono e dice ho vinto io e quindi siete tutti miei. Non ci sarà più la mafia, non ci sarà più la criminalità, non ci sarà più la corruzione. Che volete di più, ragazzi? Cioè, io sono l'uomo più felice della terra. Se poi questo, del quale ne sono certo, i miei occhi non lo devono vedere perché Dio vuole così, come Dio ha impedito a Mosè di entrare nella terra promessa. Ma Mosè gli ha risposto: sei un Dio che non perdona, sei un Dio pignolo, scusatemi la frase, rompicoglioni, però la terra promessa ai miei fratelli gliel'hai fatta trovare, io non sono degno di vederla, va bene così, hai mantenuto la promessa e quindi morirò super felice. E questa è la Insomma, nostra speranza allora, no? nella nostra speranza non solo, ma se avevamo dei dubbi su come fosse, quale fosse la qualità di un contattato, un essere contattato, ma anche un essere illuminato, adesso ce l'abbiamo. E quindi con tutti i pregi e tutti i difetti abbiamo avuto la possibilità
di conoscere un messaggio che è più chiaro di così, non può essere vero, ragazzi? Massimo, Rosario? Sì, e beh, è chiaro, cioè, non fa una piega, il discorso è logico. Non ha Certamente. bisogno di interpretazioni, no? Non c'è da interpretare. Noi ci siamo sempre chiesti e ci chiediamo quali sono i compiti e le funzioni dei contattati. È più chiaro di così, un messaggio più chiaro di così, credo che non abbia bisogno di spiegazioni. Credo che l'ora sia tarda per doverci ancora trattenere qui in radio. Credo che Però sia. una cosa la dobbiamo dire. Dobbiamo ricordare che comunque quello che Giorgio ha detto, che a molti potrà apparire pura teoria, nella sua vita pratica ha dei risvolti importantissimi. Come diceva lui stesso, Giorgio è direttore della rivista online Antimafia 2000, da sempre svolge un'azione più che incisiva contro la mafia, contro tutte le manifestazioni esplicite e non, perché purtroppo ci sono anche manifestazioni poco visibili ma Le molto più ingiustizie. importanti, quotidiane, che incidono sulla qualità della nostra vita. Però Giorgio, ecco, un'ultima cosa. Prego. Ognuno di noi è qui per un compito, ha un compito preciso, io credo. Come dicevi tu, sta a noi scegliere di accettare o meno. Tu l'hai accettato e assieme a te ce ne sono tanti che non operano certo ai tuoi livelli, però nel loro piccolo ogni giorno tentano di dare il loro contributo. La speranza è senz'altro la seconda venuta del Cristo. C'è però da dire che bisogna stare attenti a non farsi ingannare, perché arriverà anche qualcheduno che si proclamerà il Cristo, il Salvatore, e in realtà non lo è. Lo distinguiamo come? Dalle sue opere, immagino. Sì, cara, infatti ti ringrazio perché volevo concludere con un concetto che tu hai perfettamente centrato, che è questo. Vi faccio qualche esempio, parlando sempre del tema centrale di questo programma, che è il contattismo, il contattato, la persona che dichiara di avere dei messaggi. Ecco, parlando da lì, su, dal più piccolo. Diciamo è meno famoso dei contattati, che magari accentra e organizza un gruppo di 10, 15, 20 persone, al massimo dei contattati che può essere presunti tali, che può essere, diciamo, un personaggio tipo l'anticristo, il quale dice io sono il Cristo, faccio miracoli. Quindi dal più piccolo di coloro che dicono di essere messaggeri di Dio al più grande, voi dovete avere un parametro per capire di che cosa si tratta e chi è questa persona. Chiunque, quindi parliamo dagli esempi più piccoli. Chiunque si presenta di fronte a voi, di fronte alle persone, dice io ho questo messaggio, ho queste prove, anche filmati o segni. O qualsiasi cosa che può convincere il vostro scetticismo, diciamo, ma questo c'ha dei segni, c'ha queste foto, c'ha questi filmati, c'ha questi messaggi, o ha questo dono di guarire, insomma, dei segni interessanti, seri. Ecco, voi comunque non vi potete sbagliare mai, come hai detto tu, dalle opere, i frutti, cioè questa persona che ha questa fortuna. Questo privilegio di vedere esseri superiori o addirittura Gesù stesso è una persona che, se è vero quello che dice di essere, deve mettersi al servizio degli altri. Deve essere quello come Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, deve essere disponibile alle persone, aiutarle, è stato mandato per aiutare chi soffre, chi è debole, chi non ha capito, chi è perseguitato da una causa giusta, cioè non è uno che si può sedere su una sedia e dire io siccome sono il contattato, tu devi venire ad adorarmi e a servirmi. Purtroppo di questi casi ce ne sono a centinaia e che hanno causato la perdita del contatto a chi l'ha avuto. Io ne ho conosciuti parecchi in 25 anni, ho cercato di spiegare con tutto me stesso
che chi riceve dei messaggi deve essere il primo ad andare all'arca, faccio un esempio, deve essere il primo a sacrificarsi di giorno, di notte, di mattina per i suoi fratelli, deve essere quello che lascia tutto, anche la famiglia, per i propri fratelli, aiutarli. Deve essere quello che deve essere sempre disponibile a spiegare, ad aiutare, a correggere. Cioè, deve essere il servo di tutti. Ora, questo non succede dal Papa fino all'ultimo dei privilegiati che vengono illuminati da Cristo, normalmente non succede. E quindi che succede? Che Cristo li abbandona. Questo dobbiamo stare attenti. Quindi voi non potrete essere ingannati mai da nessuno se con il vostro discernimento analizzate il presunto contattato, il presunto profeta e vedete chi c'è dietro, se è ricco, perché se è ricco già è un tema molto molto complesso, perché significa che ha potere. Chi è contattato da Cristo non ha nessun potere tranne quello della parola e quello della grazia. Non può servire nessun potere costituito, né politico, né militare, né religioso. C'è dietro. E allora diventa interessante, credibile, se no è molto difficile da credere. Bene, Parlare con Giorgio è credo che sempre. siano ormai questi sono gli ultimi minuti di questa nostra trasmissione che ritengo possa essere ritenuta molto interessante. Speriamo che questo giudizio venga condiviso anche dai nostri ascoltatori. Io ringrazio Giorgio Bongiovanni per essere stato con noi, la sua disponibilità Grazie a voi. e speriamo di poterlo naturalmente avere al più presto nuovamente nostro ospite. Certamente. Se Massimo e Rosario hanno loro da fare qualche intervento, se no salutiamo Giorgio Bongiovanni. Ma io per quanto mi sì, vai, vai. riguarda, grazie Massimo, per quanto mi riguarda è stato molto esaustivo, ma soprattutto molto semplice nelle spiegazioni, nel dire le cose, Giorgio. Quindi Grazie. Giorgio, sei riuscita a entrarmi dentro, diciamo, se possiamo insomma fare un paragone, no? C'è nella mia testa, farmi capire cose che sono molto importanti, con la semplicità. Grazie. Ecco, Massimo. io da collega di Rosario Moreno, ecco, vorrei evidenziare questo. Per fortuna ci sono delle televisioni e radio che fanno informazione, testate giornalistiche o anche non testate giornalistiche, che comunque abbracciano queste tematiche, vanno a contrastare, ecco qui i media, che prima Giorgio faceva un breve richiamo, che alimentano quei sentimenti negativi. Quindi ben vengono queste linee editoriali che danno spazio a tutti quei soggetti che lavorano a favore della vita, per la tutela della vita, per la difesa della vita del nostro pianeta. Grazie ancora a Giorgio Bongiovanni, sempre con Grazie. molta stima. Grazie Giorgio, e dobbiamo strapparti una piccola promessa. Prego. Compatibilmente con i tuoi impegni, che sappiamo essere tantissimi, dici che sarai ancora una volta, e spero anche presto, ospite della nostra trasmissione. Lo sarò, promesso. Meno male. Grazie Grazie. Giorgio, a Grazie. presto. Un abbraccio. Un Ciao ciao. Un abbraccio a te, ciao. Ciao Giorgio. E poi con lui io mi rivedo, credo venerdì questo, che per una conferenza, ce n'è parlato anche ieri sera proprio qui in diretta, Sales Web Network. Bene, Antonella Intranò. Massimo Bonella, anzitutto, sei in Italia? Ecco, i confini li hanno tirati su. Beh, guarda, ti posso dire, sono stato a Gorizia anche sabato scorso, Ah. con il collega che saluto, Paolo Gavasso di Radio Fontana Fredda, e ti posso dire che non ho visto confini nel passaggio Hai tra preso Veneto gusto, e Friuli. E ci quindi hai ho preso detto, gusto. eh sì, anzi, mi sei venuta in mente, ho detto, bisogna che nella prossima trasmissione ribadisca che qui siamo in Italia. È bene sempre mantenere alta l'attenzione. Massimo. Brava, però è sempre giusto mantenere alte le antenne, perché di questi tempi non si sa mai, se ne sentono di tutti i colori e se ne vedono di tutti i colori. Ecco, a Vado a proposito di Venezia, cosa è questo, successo?
Dimmi, dimmi. Proposito, hai qualche ultimissima news visto che siamo in super chiusura? Sì, esattamente, proprio pochi secondi. Dunque, dal gazzettino.it, mazzette per le strade, 800.000 euro da Baita per aggiudicarsi 9 progetti. Praticamente l'ex della Mantovani voleva aggiudicarsi fra l'altro il grande raccordo di Padova, la Valsugana, il prolungamento della A27 fino a Cortina. In pochi secondi, dunque, vedo di sintetizzare. In tutto sono i 9 progetti di finanza che Pier Giorgio Baita a maggio 2012 decide di incoraggiare con 800.000 euro di mazzette. E qui poi l'articolo prosegue sul gazzettino qui online, gazzettino.it. Poi che altro c'è? Un flash al volo dall'estero da Repubblica.it, Germania, rapporto shock sulle pensioni, bisogna lavorare fino a 76 anni, eccetera, eccetera. Dove il tempo non c'è, sono 19:48, poi ognuno può andare a farsi la ricerca, Gazzettino Online e Repubblica Online. Quindi col bastone bisogna lavorare. Bisogna andare col bastone a lavorare. Nella migliore delle ipotesi col bastone, perché poi ci sono anche situazioni peggiori. No comment, anche se no non vorrei andare a risvegliare qualche strano virus che abbiamo parlato Va poco fa. bene, stiamo facendo sudar freddo Rosario, allora dobbiamo salutare subitissimo i nostri ascoltatori, grazie a tutti per aver seguito questa splendida puntata di Spazio Aperto, durante la quale abbiamo avuto ospite Giorgio Bongiovanni. Ricordiamo il sito www.giorgiobongiovanni.it, ringraziamo Massimo Bonella della redazione di pianetaoggitv.net, ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso, un saluto e un risentirci a mercoledì prossimo sempre alle 18:30 da Antonella Intranò. Ugo Lombardi e A da presto. Massimo Bonella da Venezia, arrivederci E a Rosario Treviso. Moreno da Treviso. Arrivederci. Ciao. Ciao a tutti, ciao Rosario, a presto noi. Ciao ciao.